Finalmente passata la pandemia, insomma, torna un appuntamento importante per Teramo, molto molto atteso. Sì, finalmente, ci teniamo moltissimo aspettando il 1° maggio, è sempre stato un fiore all'occhiello di Big Match, è una tra l'altro delle prime attività messe in opera, quindi c'è anche un lato affettivo per questa manifestazione. Quest'anno si arricchisce della presenza dei sindacati e quindi c'è appunto questo momento di riflessione su quelle che sono le tematiche del lavoro e, cioè, come ci hanno appena annunciato, sarà dedicato alla Costituzione italiana. E oltre a loro io mi tiene ho particolarmente piacere di ringraziare il Comune di Teramo e la Fondazione Tercas che ci ha appoggiato in questo progetto, oltre appunto ai sindacati CISL, CGL di Teramo, LUDU di Teramo e il collettivo Vengo Sicuro e l'associazione Arte Live. Sono tutte quindi partners pubblici e privati che ci hanno permesso di ripartire con grande gioia appunto e con grande voglia di fare e di riportare questa manifestazione a quelle che erano appunto gli antichi fasti. E, tanti artisti, Comacose ovviamente forse il fiore all'occhiello, anche Filippo Graziani ovviamente. Certo, siamo Comacose, c'è Fulminacci, c'è Filippo Graziani e Setac che sono molto apprezzati sul nostro territorio, poi ci saranno i Raiska che avranno il modo di riunirsi dopo aver partecipato a precedenti edizioni di questo festival e ci sta poi la presenza della DJ Emanuele che ci porterà fino a tarda notte, quindi un evento assolutamente gratuito al Parco Fluviale il 30 aprile, quindi vi aspettiamo numerosi.